Qualche buona notizia non potrà che addolcire il rientro in classe agli studenti. Passate le vacanze di Natale sembra che il tempo passi più velocemente e nel 2017 in particolare saranno diverse le vacanze in vista per il restante anno scolastico. Dopo il ponte dell'Epifania, che ha permesso ai ragazzi di tornare a scuola non il 7 gennaio come di consueto, ma il 9, saranno diversi i giorni in cui gli studenti potranno dormire qualche ora in più la mattina. Andiamo con ordine. A febbraio c'è Carnevale. Di calendario solitamente gli istituti scolastici, padroni della propria autonomia, solitamente sfruttano i giorni della manifestazione per effettuare la disinfestazione dal lunedì al mercoledì grasso. Ma ancora bisogna capire a Sciacca cosa accadrà per il fine settimana antecedente il Carnevale, quello del 18 e del 19 febbraio, compresi nell'edizione 2017 della festa saccense. Probabilmente qualcuno deciderà di non andare a scuola sabato 18 o lunedì 20, oppure qualche dirigente scolastico deciderà di tenere direttamente chiuso il proprio istituto per quei giorni, è ancora tutto da decidere. Marzo sarà poi il mese più intenso senza interruzioni. Pasqua infatti quest'anno cadrà ad aprile, sarà vacanza dal 13 al 18. Il 25 aprile, poi festa della liberazione, sarà un martedì ed è molto probabile che molte scuole il lunedì 24 decideranno di tenere le porte chiuse. Il primo maggio cadrà di lunedì, quindi altro giorno di vacanza. Un altro ponte è previsto anche per il 2 giugno, festa della Repubblica, che quest'anno sarà un venerdì. E questa sarà l'ultima vacanza, come sempre, prima della fine delle elezioni, prevista il 9 giugno. A Sciacca, comunque, si prospetta una fine dell'anno accademico particolarmente breve per le scuole sedi di seggi elettorali. Tra maggio e giugno si terranno infatti le amministrative, altri giorni di vacanza per studenti e colpo docente. Insomma, i giorni di scuola rimasti sono praticamente contati. Dopodiché sarà la volta per i ragazzi della terza media degli esami. Non esiste in questo caso una data valida per tutti gli istituti, eccezion fatta per la prova in valsi, fissata per il 15 giugno. Per i ragazzi delle superiori, invece, la prima prova degli esami di maturità sarà il 21 giugno, la seconda il 22, e la terza, come solitamente accade, dovrebbe tenersi il lunedì successivo, cioè il 26, ma quest'ultima data è ancora da confermare.